Sono passati 5 mesi da quel barbaro delitto in via 4 novembre. Cosa si prova ogni giorno a passare dinanzi alla casa degli assassini delle belve? Io in realtà mi sembra il primo giorno. Tento di evitare di passare di là. Lui era andato per cambiare una ruota alla figlia. Non è più tornato a casa. In questi mesi avete avuto modo anche di incrociare i loro sguardi? Avete... Un'unica volta nella probatoria che mia figlia ha dovuto subire. E dico subire perché si sarebbe potuto evitare anche questo. Non voglio recriminare su quello che altri non hanno fatto e avrebbero potuto. Però abbiamo subito anche questo. I loro sguardi... Non c'erano, erano abbassati. Non c'erano. In realtà era il nostro sguardo che quasi cercava il loro, però... Purtroppo ci è stato detto che avremmo intimidito noi, quindi lo sguardo non c'è stato. Io me lo chiedo loro che pensano, anche perché io non ho mai visto pentimento, nessuna forma. Quanta rabbia c'è, soprattutto a Maria Adriana che era lì, nel pensare che c'è stato addirittura chi ha cancellato le prove di quei momenti terribili, di quell'ora terribile che avete passato in quel garage? In realtà ce n'è troppa, non è quantificabile, però io penso che a volte bisogna anche mettersi nei panni degli altri e penso che le persone non si siano messe nei miei, che abbiano lasciato tutto in mano ad una ragazzina di 20 anni fondamentalmente, pensando magari vabbè, tanto ce la fa, no, potevo non farcela, potevo non ricordare determinate cose, potevo non riuscire anche a parlare per una fase di shock, non è stato il mio caso perché... Fortunatamente io sono riuscita a ricordare tutto, a parlare, però parliamoci chiaro, se ci fosse stata una prova, un video, una registrazione, io probabilmente non avrei dovuto neanche parlare. Cosa vi manca di più di Maurizio? Una domanda molto, molto banale. Mi manca però... l'allegria di Maurizio. Lui ci faceva ridere, lui era un bambino, come io ho sempre detto, tengo pure il figlio maschio. E lui mi manca la quotidianità, mi mancano le risate che lui riusciva a far fare alle mie figlie. Io non ci riesco. E neanche io con la piccola. Non è, a volte la piccolina fa delle cose che faceva il padre per farmi ridere e parlar presente del padre. Dice, papà lo fa a me perché io non lo posso fare a te. In questi mesi avete avuto molta vicinanza, ma anche critiche. Insomma, quanto vi ha fatto male, ho letto un post che ha fatto Mario Adriana qualche tempo fa, quanto vi ha fatto male leggere anche certi commenti negativi, una credine anche ingiustificata per il gesto coraggioso che ha avuto lei ma in quei momenti. Io penso che in quel momento io abbia avuto bisogno di canalizzare la mia rabbia in qualcosa, piuttosto che canalizzarla contro una persona o un oggetto. Io l'ho quasi canalizzata su me stessa, nel senso che a distanza di qualche mese io sono andata a leggere effettivamente tutto ciò che io non avevo letto in quei giorni per trovare un modo per potermi arrabbiare senza magari fare del male a qualcuno, a qualcosa o a me stessa, insomma, perché comunque delle fasi di rabbia grosse quante ne abbiamo noi sono molto difficili da gestire. Io in quel momento ho pensato di gestirlo nel modo più stupido possibile, cioè andando a rileggere commenti di persone fondamentalmente ignoranti. E il problema è che io mi sono abbassata a quei livelli pubblicandolo e rispondendo soprattutto, però purtroppo... E gli abbiamo dato il loro minuto di notorietà. Ecco, però purtroppo io avevo bisogno di arrabbiarmi per qualcosa in generale. Quella è stata la strada più semplice che ho trovato. Parlavo anche dell'affetto che avete ricevuto attorno, però in questi mesi sembra che poco è cambiato. Ho letto una tua intervista proprio dell'altro giorno. Però non se la regredisce il posto di andare avanti. La gente ha paura. La gente dice, io da quando è successo il fatto di Maurizio evito. Ma evito qui. Ma evito, abbasso la testa. Perché? Aveva voglia di andare via, me lo diceva sempre. Amava Torre Annunziata in un modo talmente incondizionato e poi ti diceva, Tania, però i torresi hanno le facce arrabbiate. Sono brutte, hanno le facce arrabbiate, ed è vero. Si sentono imbrogliati, presi in giro, ma vengono già con la spavalderia di dire
tu mi stai imbrogliando in qualcosa. Ci legavo proprio a quello che lei stava dicendo, prima o poi sarà fatta giustizia per vostro marito, per suo padre, noi ce la curiamo, ma come immaginate la vostra vita dopo? Perché lei ha parlato anche che un giorno si vorrà riprendere la sua vita, le parlo soprattutto con te che sei giovane, che hai tanti sogni nel cassetto, immagina la tua vita ancora a tua rinunziata o lontano da qui? Attualmente vorrei tanto immaginarla lontana da qui, però quello che penso è che io qui ho ancora quella mia piccola famiglia, perché noi siamo una famiglia piccolissima, e se il mio futuro anche lavorativo dovesse essere nei dintorni io lo accetto, però parliamoci chiaro, io da 5 mesi a questa parte cerco di non scendere neanche a Torre Annunziata, scendo di casa e vado da un'altra parte. Torre Annunziata potrebbe aspettarsi un progresso se le persone facessero effettivamente qualcosa, ma siccome le persone ormai si girano dall'altro lato, ma di quale progresso stiamo parlando? Il problema è pure un altro, tutta questa pubblicità a Torre sta dando fastidio. Il reale problema è che vorrebbero che i riflettori si spegnessero. Questa cosa io non la farò mai. Lei pensa in pratica, cioè, la gente infastidita dal fatto che la città è... Non è la gente per bene che è infastidita, no, io lo voglio chiarire, perché a Torre c'è tanta gente per bene. Perché per anni, 20 anni fa, Torre fu macchiata per la questione dei pedofili, e quindi Torre, come lei pensa che questa, molte persone possono, ecco, hanno fastidio a essere ricondotte nella città? Le persone per bene no, altre persone che non vogliono che non vogliono ci sia attenzione, sì, stiamo dando fastidio. Se avessi la possibilità di parlare a quattro occhi, così come stiamo parlando tra di noi, con gli autori, cosa si sentirebbe di te? L'ho già detto altre volte, io non sprecherei mai parole per persone che io non considero neanche esistenti al momento. Per me è come se loro non esistessero. Mi dicono ti senti superiore? Sì, io sono superiore, non mi sento superiore. Ti senti di un altro status sociale? Sì. Io faccio parte delle persone per bene, delle persone civili. E poi c'è un'altra parte di Torre che è quella delle persone incivili. Ognuno può decidere di quale parte prendere posizione. Non si esce di casa con un coltello, non vai a pelare le patate. Se esci di casa con un coltello non hai buone intenzioni. E io non voglio più essere associata a persone del genere soltanto perché abito in questa città. Mi dispiace, ma mi dispiace per le persone per bene di Torre. Mi dispiace tantissimo. Però io non ce la faccio.